Signori, oggi siamo su Stumble Guys. No, no. Cos'è sto schifo? Non è proprio Stumble Guys, signori. Non lo so che cacchio di gioco è. È un gioco nuovo che evidentemente ho preso a 100 euro, ragazzi. 100 euro per sta roba? Infatti fa schifo. Oh, ma ragazzi, non lo so. C'è questo qui che mi ha detto: senti, compra questo gioco qua, fidati, è più bello di Stumble Guys. Per curiosità, l'hai trovato sotto un albero in un parchetto? Sì, potrebbe essere. Me l'ha venduto direttamente probabilmente Aziz, che non lo conosco. Non so neanche chi sia. Mi piace la nuova mappa Hot Wheels di Stumble Guys. Iscriviti al canale e commenta qui sotto per ricevere un cuore. E comunque, ragazzi, c'è un problema. Vi siete tutti qualificati e io no. No, solo io mi sono qualificato. Io non so nemmeno cosa sto facendo della mia vita. Ragazzi, ma questo livello è stra difficile. Ma poi posso dirvi una cosa? A me sembra troppo strano il fatto che esattamente la brutta coppia di Stumble Guys. Non è più bello. No, io se posso dire, mi fa strano che tu hai pagato questo schifo 100 euro. Senti, 100 euro sono i meglio spesi della mia vita. Probabilmente o forse i peggiori spesi della mia vita. Non almeno ho più pallina idea. Dimmi che hai rubato la carta a tua mamma. Dimmi almeno. No, no, no. Secondo te io rubo la carta a mia mamma, ragazzi? Non lo farei mai. E comunque, ah, no. Ti aveva bloccato. Sì, sono riuscito a qualificarmi. Ragazzi, questo gioco è stranissimo. Secondo round, signori, Kitty Kex. Scusatemi un attimo, questa qua è la coppia di Cannon Climb. È uguale. Ma è bellissima. Ancora più bella per me. È vero, però devo essere sincero. È fatta bene. Ma guardate, ci sono dei pezzi di cioccolato, dei marshmallow in giro. È fantastico. Soprattutto ci sono dei gatti che ci salutano. Ma perché? Non ho più idea, ma è strabello. Comunque, signori, andiamoci a qualificare. 10 qualifica. Oh, stavo per ricevere una palla dentro in faccia. No! Ecco, adesso l'ho appena ricevuta. Ragazzi, aiuto, per favore, aiutatemi. Facciamo teaming o qualcosa. Ma io, noi siamo delle specie di fagioli verdi. In verità siamo come quelli di Fall Guys, ragazzi, più o meno. Aia! Continua a morire, io aiuto. Abbiamo un solo scopo, non morire. Nel frattempo, signori, voi iscrivetevi al canale, che ogni giorno usciranno tantissimi nuovi video fighi come questo. Probabilmente sei intatto, noi ci andiamo a qualificare. Best, dimmi che ti sei qualificato, perché io ferro l'ho visto. No, perché il mio fagiolo ha qualche problema di gambe. No, io non ho parole. Best, ti prego, mancano solo 5 persone. Veloce. Muoviti, fagiolo. Ecco, qualcosa mi dice che non sei qualificato. Parca di quella. Ferro, siamo solo io e te. 1v1 stratosferi. Ma questo è Squid Game. Ma, oddio, che figata, raga. Ok, c'è un piccolo problema. Qualcosa mi dice che questo livello è molto difficile. Sono morto e mi ha ucciso. Ah, perché funziona come Squid Game, ragazzi. Non avevo capito. Ma non mi ero proprio cosa. Che spara il laser dagli occhi quella, scusa. Che siamo su Squid Game. Boom, boom. Non ci credo, ragazzi, non mi ha ucciso. Io odio questo gioco. Oh, ecco, sono morto. Sono morto pure io. Chi è il primo, signori? Chi è il primo di voi? Ma è bella domanda. Ah, è vero, Best, mi sono dimenticato che è morto. Ti prego, ragazzi, lo sto durando un cacchio. Ma sta roba è OP. Questa lancia i razzi a caso e becca sempre paura poi. Ok, fermo. No, no, non ci voglio credere. Sesto, però attenzione, signori, perché Ferro è arrivato settimo. Posso credere, hai vinto di una posizione. Anche questo, signori, dovrei averlo preso nel pacchetto di Stumble Guys. Ma la cosa strana è... ragazzi, sono un Among Us. Among Us su Stumble Guys, Fall Guys. Che cos'è quella cosa? Non lo so. Cioè, a me pare totalmente una coppia sia di Fall Guys che di Stumble Guys. Comunque, sì, stavo dicendo che ero primo, ma adesso mi sa che non sono più primo, ragazzi. Dirmi quanto hai pagato sta roba subito. Best, indovino un attimo. Se quello di prima l'ho pagato 100 euro, questo qua l'avrò pagato 200 euro? No, in verità 75 euro. Ma sei scemo? Ragazzi, ma non lo so. Cioè, io mi volevo divertire, ma qualcosa mi dice che... A parte che è stra difficile, ma qualcosa mi dice che non riesco neanche a qualificarmi, anche se ho pagato tantissimo. E qualcos'altro mi dice che hanno l'artrite agli occhi questi uomini, perché guarda che cacchio di bulbi oculari hanno. Comunque, devo essere sincero, Among Us mi piace proprio, ma non su questo gioco. Cioè, guardate quanto... come corrono strani. A me personalmente piace come cosa. Su Instagram pubblico sempre nuovi post assurdi. Se ti va di seguirmi, mi chiamo PoYT. Ragazzi, facciamo una cosa. Dato che questa qua è palesemente la copia di Fall Guys, io dopo voglio andare a vedere la differenza tra questo gioco e Fall Guys. Quindi ragazzi, voglio fare anche una sfida, perché qua è troppo facile. Se no mi vado a qualificare subito. Aspetta, è troppo facile, per ora stai perdendo zio, eh. Non rompere, cioè non diciamolo nel video. L'importante è che vado a qualificarmi. Vai, corri. Guardatelo, 75 euro di vergogna. Non riesce neanche a qualificarsi quest'uomo. Mamma mia, 75 primo, euro best, ma ci vedi almeno te, scusa. Sì, signori, vado a vincere la partita. Ma davvero?
No, aspetta, no, ma questa è la semifinale. Si qualificano 10, ragazzi. Io voglio vincere la partita. Facciamo una cosa: se vinco questa partita, raga, mi ripagate tutti i soldi che ho speso per questi giochi, ok? Ma neanche minimamente, zio. Non pensarci nemmeno. Ragazzi, c'è un problema. Questa mappa è la 20ª volta che la vedo su un gioco diverso. La Onidrop è ovunque. È la finale questa, comunque. Quindi tryhardatela per bene, Pou. Tryhardo, tryhardo. Signori, datemi la forza. Non ci credo. Non sono ancora. È mega difficile. Cioè, i blocchi se ne vanno via dopo un secondo. Ma si può saltare su sto gioco? Sì, si può saltare. Guarda quanto sono strano quando salto. Allora. Ma no, perché io devo vincere. Ragazzi, qualcosa mi dice che non riesco neanche a vincere questa partita. Però se mi date la forza riesco. Meno male che non ho fatto le sfide, ragazzi, perché se facevo le sfide probabilmente perdevo ancora di più. Vi ricordate quando vi ho detto che erano 75 euro di vergogna? Guardate un attimo qua quello che farà Pou adesso. Che cos'è che faccio? Sicuramente non muoio. Guarda che provate, signori. Sto già facendo le provate su questo gioco. Ok. Se muore quanto rido, papà, rido tanto di brutto. No! Sì, ho vinto! E questa invece, signori, è un'altra coppia, non di Fall Guys, attenzione, ma di Stumble Guys. E siamo dei pinguini bellissimi. Figata, zio, è tipo la Block Dash questa, o no? Sì, ma sono appena morto. No, ragazzi, non sono durato niente, porca di quello. Questo succede quando sbrechi i soldi. Quanto l'hai pagata la Stumble? Ma aspetta un attimo, come si fa a fare il doppio salto? Del doppio salto, immagino. Comunque questa cosa, ragazzi, l'ho pagata esattamente. In verità è l'unico che ho preso gratis perché era nel pacchetto completo, ragazzi. Quindi 175 euro non buttati, vero? I tuoi genitori saranno fieri di te, complimenti. Molto fieri, anche perché... No, sono caduto anch'io! Vinto! Ferro appena vinto la partita. Tranquillo, che tanto mi riprendo la rivincita, però questa volta, dato che posso scegliere in una mappa diversa. Ok, ragazzi, secondo round, chi vincerà questa qui mi riprenderò la mia rivincita. E tra l'altro, questo qua non c'è neanche su Stumble Guys, però è stradivertente. Bellissimo, zio. Questo è tipo quello di Fall Guys, fratello, è molto difficile. Esattamente, sono tutti di Fall Guys. Comunque, ragazzi, attenzione, perché qui Pou si prenderà la sua rivincita, si prenderà la sua vittoria incredibile. Best lunghissimo. Potrei essere caduto. Ragazzi, scusatemi una cosa, però siete veramente scarsi. Ci ho vinto subito. Questa è la mappa più difficile del mondo, ragazzi. E infatti, a parte che è lunghissima, guardate, iniziate già a guardare a destra. Porca di quella mappa, quanto dura sta mappa. No, aspetta, zio, questa è quella mappa lì che la scorsa volta non ero riuscito a fare. No, aspetta, non siamo su Stumble Guys. No, non siamo su Stumble Guys. E comunque io sono caduto dall'unico ultimo, ragazzi. Porca di quella, ne ho appena vinta una, quindi posso volendo prendermi un riposo. Ma non lo farò, perché vincerò, avete capito? Non me ne frega niente, zio. Vado verso la vittoria con il mio pinguino. Sono morto di nuovo. Io ho appena visto qualcuno volare. No. Ragazzi, vi prego, voglio vincere. Lasciatemi vincere almeno su questo gioco. Perché io devo venire scambato pure da questo gioco del cacchio? Ma la vera domanda è: perché siete tutti dei bimbi Nutella che tryhardate mentre io vado a prendermi la vittoria? In verità sarebbe differente la cosa, best. Sei tu l'unico bimbo Nutella qua dentro perché sei il primo. Ah! Allora, io dico solo una cosa. Non riesco a passare. No, ragazzi, calmatevi tutti. Anche perché è molto più difficile del previsto. Aspetta, io posso fare una roba del genere? No, non si possono neanche fare i tricks. Non è il mio gioco preferito sicuramente. Calma che c'è il pugno. Ma ragazzi, ma Besta ha già completato tutto. Io sono mega forte, giuro. Il mio pinguino lunghissimo andrà a vincere la partita. Sei sicuro? Ne sei proprio sicuro? Guarda che sto arrivando con i miei tricks, che penso che non si possano fare, ma li sto inventando io. Gloria! Ma ragazzi, porca di quella. Aspetta, ci possiamo qualificare? Ma ci sono tre persone qualificate e siamo solo in tre. E l'ultimo chi è? Potrei essere io, però diciamo che è una svista, è un problema del gioco perché ho laggato e sono arrivato ultimo. Ok, è morto di nuovo. Signori, in questo momento ho un collare elettrico, non so se si vede. Ogni volta che qualcuno non si qualifica dovrà subire una scossa. Tipo in questo caso adesso sono io, però anche voi se morite la prenderete. Ragazzi, attenti a questi brucotalpi che escono, sono dei veri brucotalpi, ragazzi. Questi qua sono miei amici. Ci sono i brucotalpi, ci sono i nostri nemici fidati. Comunque, signori, una nuova partita su LOL Biz. Che cacchio sono queste facce? Ragazzi, sono delle palle con una faccia bruttissima. Io non lo so, ma il mio fagiolo, zio, si deprime sempre di più. Non riesco a giocare su sto gioco. Aspetta, ho scoperto un nuovo trick. Non ci credo, signori. Ho appena scoperto un nuovo trick sul gioco che praticamente che ho pagato centinaia e migliaia di euro e non riesco più a qualificarmi. Ragazzi, come siete messi? Io vedo
un filare di palle che non mi fa. Esatto, pure a me, ragazzi. Siamo tutti attaccati. Ferro è il primo. Però, sì, non ci credo. Qualificato. Ah, ok, pensavo fossimo tutti morti. Ci siamo qualificati. E Best, ovviamente, non si è qualificato. Best, sta arrivando la scossa elettrica, eh. Guardate che a proposito di palle, ne raccontate tante. Mi sono qualificato prima di tutto. Nessuna scossa elettrica, signori. Per adesso stiamo belli che tranquilli. Quindi adesso faccio un doppio salto. E sapete cosa vi dico? Me ne vado a vincere io. Vado a vincere io. Non prenderò nessuna scossa. Stavo dicendo. Ragazzi, ma è difficilissimo sto livello. È vero, è la cosa più difficile del mondo. La cosa è che è veramente ci sono i trick integrati. È fantastico. Non posso dire che 100 euro gli vale. C'ha 3000 livelli diversissimi da Stumble. Sì, guarda. Se capissi come funzionasse il gioco, ti direi pure ok. Ma non sto capendo questo livello. È stra difficile. Tu non l'avrai pure capito, ma io mi sono qualificato per primo. No ragazzi, ok, vi potete pure qualificare. L'importante è che in finale ci vado io, sì. Nessuna scossa elettrica. Mi sono qualificato come decimo. Ragazzi, c'è Best davanti a noi. Cos'è? Ah, ma vaffanbego, dai. Best, che cacchio ci fai su questo gioco? Che è talmente importante che mi mettono pure come copertina dei giochi. Assurdo, eh. Ah, sì, proprio. Oh, oddio, sono delle strade. Estremità della mappa, signori. Ok, ero riuscito per un momento ad andare all'estremità. Va bene, comunque non posso non qualificarmi, che se no prendo la scossa. Per favore, signori, regalatemi la vittoria, ok? Il fatto è che noi possiamo pure farlo, ma gli altri non te la lasceranno mai. Mannaggia, è vero, anche questa cosa qua è vera. Corri piccolo fagiolino, come dice Best. Ma ci sono delle rane che ti mangiano qua. Ma ragazzi, non ha senso sto gioco. No, io non la voglio prendere la scossa. Per favore, ragazzi, abbiate pietà di me. Signor Poa, pronto alla scossa elettrica? Io sono nato pronto, però posso dire che un po' di paura ce l'ho? Non me ne frega niente. 3, 2, 1. Aia! Fammelo levare subito. Best, levamelo subito, ti prego. Non vuoi che lo tolgo? Sì. Bene. Molto bene. Basta. Signori, me ne vado. Me ne scappo.